Ciao a tutti, ben ritrovati su Lego Harry Potter anni 5-7 per Nintendo DS. Qua troviamo la nostra enorme avventura ai doni della morte, parte 2. Ci tocca l'anno 7, parte 2, capitolo 2. Trova il dente di Basilisco. Ci troviamo nella camera dei segreti con Ron ed Hermione. Ok, qui c'è il limitare che neanche si vedeva. Ora lo so. Ok, è un po' diversa da come me la ricordavo questa camera dei segreti. Oh, e questo cos'è? Ah, una piattaforma per Hermione, naturalmente. Come sapete bene, io adoro queste piattaforme. Oh, al primo colpo! Quando le becco al primo colpo mi piace. Ok, credo che questa sia una piattaforma per la materializzazione. Dovremmo andare dall'altra parte, questo è ovvio. Vediamoci un po' di monete. Qui non voglio andare sulla grata, ancora si cade per qualche strano motivo. Gli spettrocoli serviranno? Sinceramente non lo so. Vediamo un po' di andare fino in fondo. Ok, usiamo la materializzazione. Chissà, magari gli spettrocoli servono a qualcosa. Nel mentre. Oh! Qui posso usare il Wingardium Leviosa. Forse anche qui posso usare il Wingardium Leviosa. Assolutamente. E qui c'è una leva. Ma non stiamo giocando a Tomb Raider. Ok. Perché lì ci sono sempre un sacco di leve. Non so se è servito a qualcosa il Wingardium Leviosa sui serpenti. Sinceramente. Però andiamo di qua. Vediamo. Magari il mistero si risolve. Ok, utilizziamo il Lumos. E che cosa succede? Si apre la porta? Magari, ah no, posso distruggerla. Boom. In quest'area Ron può parlare serpentese. Non si sa perché. Cioè, si sa, tra virgolette, però. A capirlo al 100%. Ce ne vuole. Vabbè. Sa imitare forse Harry che parla il serpentese. In ogni caso, ecco un po'. Oh, mattoncino rosso. Ok, ce li stanno dando tutti alla fine. Bene. E non so cos'è. Oh, un ponte. Forse è meglio prenderci gli spettrocoli. Sapete com'è? Non si sa mai. Ok, qui serve Gratta Stinky, naturalmente il limitare non viene delimitato bene. Qui serve la super forza e in fondo non c'è niente. Ok, va bene. Prendiamoci le monete. No, Ron! Pff, che seccatura. Prendiamoci Gratta Stinky. Vai. E vediamo un po' di utilizzare naturalmente la piattaforma rosa per Hermione. E vediamo. Cerchiamo di fare in fretta, ma la vedo difficile. Ok. Ho provato quasi tutte le angolazioni. Perfetto. È un po' complesso, ma non è impossibile. Questo è certo. Oh, questo è per i tiri Wispy Weasley. Questo è certo. Wow, con quanta decisione stiamo dipingendo. Ok. E come faccio ad andare dall'altra parte? Mi chiedo, visto che non ho la super forza. Forse da qui il lumino di Ron prende, sì. Ok, mettiamolo su. Ah. E quindi. E quindi niente perché manca questa zona. Oh! Qui ci sono delle piattaforme. Bene. Meno male che le ho viste. E boom. Cappellino. Lì c'è una leva. E qui si può usare il Wingardium Leviosa. Non so perché. Vabbè. Servirà qualcosa. Usiamo il Wingardium Leviosa su tutte le zanne.
Magari poi danno un segreto. E a proposito di questo, credo che si possa utilizzare il Wingardium Leviosa anche dall'altra parte. No. No, era lo stesso di prima. Ah, ok, sono uno, due. E il terzo qui che non avevo ancora utilizzato. Bene, adesso ce l'ho fatta. Ora devo utilizzarlo qui, in queste due altre statue. Sicuramente ci sarà un segreto se le facciamo con tutte. Quindi facciamolo. Qui dovremo utilizzare quindi il tiro Whispy Weasley per ottenere le scarpe speciali. Vai. Ho detto vai Ron. Vai Ron. Vai Ron. Simbolo Wingardium Leviosa. Ok. Bene. Ah, lì c'è una scatola, poi vediamo a che serve. Cioè, se contiene solo monete o qualcos'altro. Perfetto. E quindi? Ah, e quindi sono dall'altra parte. Ah, interessante. Qui dovrei poter utilizzare il Wingardium Leviosa. Però non me lo fa prendere. Forse perché ho messo il masso? Vabbè. Facciamo verde, blu, giallo e rosso. Verde, blu, giallo e rosso. E qualcosa succede. Ok, cade un'altra cosa. Che cosa che serve? Ah, ok, serve per tornare indietro. Vorrei. Ecco, da qui riesco a usare il Wingardium Leviosa. Ah. Ok, mattoncino extra. Vedremo a che serve. Io direi di andare prima dal mattoncino extra, però. Oh, si trova proprio alla fine? Cioè all'inizio, dall'altra parte. Vediamo. Ah, c'è semplicemente un cappellino. Beh, semplicemente, insomma. Ok, e qui volevo vedere se si poteva distruggere. Ho sbagliato tasto per saltare. Questo. Sì. Infatti c'è un personaggio, Bill Weasley. Ok, ben nascosto, devo dire. Qui invece che cosa abbiamo? Uno strano aggeggio che non so ancora a che serve. Ah, per distruggere la roccia. Interessante. Wow. Sta facendo tutto da solo, io sto soltanto tenendo premuto il tasto A. Ok. La via è libera. Perfetto. Qui c'è un altro Wingardium Leviosa. Non so se serve a qualcosa. Ah, forse serve proprio per prendere la zanna. Sì. Ok, e questo? Non credo che ci posso fare granché. Limitiamoci a prendere la zanna. Ok, altre monete. Perfetto. Ah, ok, viene considerata presa, quindi passiamo al prossimo livello, stanza delle necessità. Ok, risali attraverso le fiamme e combatti contro l'Ardemonio. E giustamente già ho perso le monete. Ok, questo. Non so se va distrutto adesso oppure no, quindi aspetto. Ok, sarà un po' complesso questo livello. Distruggiamo questa roba per ottenere monete. È brutto il limitare della mappa perché non si capisce bene. Ci deve essere un modo qui per proseguire. Sì. Posso usare. Forse è già pieno, eh.
Wow. Ah, ecco, adesso posso utilizzarlo. Prima non me lo facevo utilizzare. Bene. Ok, tutto distrutto e... Ah! Bolla d'acqua? Sul serio? Contro l'ardemonio? Vabbè. Finché funziona, funziona. Questo non lo posso proprio distruggere, eh. Qui invece posso? Qui sì. Ok. Bene. E anche qui? Credo che questa sia la zona sicura. Forse da qui riesco a saltare. Ok. E a salire. Perfetto. Cambiamo incantesimo. E boom, boom, boom. Siamo per un po' Ermione, dai. Ok. Qui invece. Sicuramente devo mirare con il reducto maxima. Ok. E adesso Wingardium Leviosa. Boom. Perfetto. Ok. Sono molto concentrato perché voglio effettivamente capire che tipo di enigma si tratta, perché è alquanto complesso. Credo che qui devo ancora spegnere delle fiamme per poter proseguire. Vediamo se ce la fa Hermione. Sì. Ok. Purtroppo non le spegne a meno che non ci troviamo in un punto della mappa dove si vede proprio. Bene. Saltiamo. Ok. Qui immagino che devo distruggere le cose. Ah, serve proprio Hermione, quindi ho fatto bene a stare con Hermione. Queste sono delle piattaforme per la borsa speciale di Hermione. Con l'incantesimo estensivo irriconoscibile. Vediamo. Magari qui no. Proviamo così, magari così. Perfetto. E certe volte premo dei tasti e non funzionano e poi funzionano subito dopo, quindi veramente strana come roba sta cosa. Questo lo posso distruggere? No. Ma questo sicuro sì. Solo i folletti possono utilizzare questi pannelli e io non ho un folletto e me lo dice adesso. No! Oh, per poco. Ok, devo stare proprio al limite limite. Bene. Teniamoci pronto il reducto. Perché sicuramente servirà qui. Bene. È difficile prendere le monete visto che erano tutte sulle fiamme, dentro le fiamme, insomma. Ora, distruggiamo questo, sicuramente serve per poi usare un diffindo. Yes. Il diffindo mi piace. Il simbolo del veleno, tipo delle cose nucleari. Vabbè. Vediamo un po' cos'è. Ah no, è un'elica. Lol. Di qua Hermione. Bene. Utilizza i cannoni d'acqua per sconfiggere il serpente ardemonio. Perfetto. Ops, sono caduto per prendere le monete che mi ha fatto perdere di più di prima. Vabbè. Vediamo. Ok, devo fare qualcos'altro, immagino. Ma non riesco a capire che... Oh my god. Più avanti forse c'è qualcosa che devo fare. Ah, ok. Dovevo far esplodere quella cosa attraverso il serpente. Perfetto. E adesso? Ah, addio. Salva Malfoy dall'ardemonio. Vabbè. Ok. Vediamo. Monete, monete, monete. Un livello strano. Sono tut cadono tutte verso il limitare della mappa. Cioè, assurdo.
Ok, no, infatti era impossibile. Mi aspettavo che saltasse del tipo come un Boing Boing, ma a quanto pare no. Boh. Ah, ok, giusto, ce la fa. Vabbè. Siamo un po' Harry, dai. Ok, ho distrutto una cosa lontanissima, quindi chi se ne. Addio monete. Intanto comunque di monete ne ho guadagnate ben poche in questo livello. Ok, questa è una piattaforma strana. Ah, c'è la scopa lì. Ho capito. Questa invece? Ok, questa invece serve per l'acqua. La riempio già, non so se serve. E infatti serviva. Ok. Quindi adesso devo usare la scopa per andare dall'altra parte, immagino. Vai. Ah, è tutto. Ah, e chi non mi avete avvisato però? Non mi avete detto che era una sequenza di fuga. Ok. Posso distruggere le cose? Sì. Ma posso andare anche qui? Cioè, mi fa scendere? Sì, ok. Vediamo cos'altro c'è qui. Vediamo. Allora, qui non me lo può far fare. Qui nemmeno. E qui nemmeno. Ok, zona totalmente inutile. Vediamo. Ok, ho fatto bene però a scendere qui, perché così mi fa ripetere da qui. Cosa positivissima. Bene. E qui ci sono i Malfoy. Cioè, Malfoy, cioè. Scendi, Harry. Sicuramente devo fare qualcosa per permettere a Harry di scendere lì. Blu, rosso, verde e giallo. Facile. Una chiave. Ah, questa allora la posso aprire. Vai. Cosa contiene? Beh, un'altra di quelle cose per l'acqua, sì. Cioè, sì, era ovvio. Ok. Sbam. E anche tu. Sbam. E poi tu. Perfetto. Ah, ecco, ora posso scendere lì. Ok, quelle monete sono imprendibili. Vabbè, livello finito senza mago autentico, due cappellini, bacchetta di Sambuco sbloccato e uno di 5, ok, di personaggi comunque. Vabbè, volevo andare comunque nella zona dei livelli, la stanza delle necessità in ogni caso, perché volevo effettivamente vedere il mattoncino rosso se riuscivo a sbloccarlo. Bacchetta di Sambuco, non so che significa. Non lo spiega? Forse è semplicemente estetico, cioè nel senso esteticamente Harry avrà la bacchetta di Sambuco. Ma anche volendo, come potete vedere, se anche mi mettessi a farmare le monete al centro, ci impiegherei una vita anche soltanto ad ottenere le 400.000 che servono per ottenere il primo extra che abbiamo sbloccato. Se l'extra della bacchetta di Sambuco costa poco, significa che è semplicemente estetico. Questo è sicuro. Ok, distruggiamo. Faccio un po' di monete, ma non servirà molto. Ok, boom. Bene, sì, sono ancora in alto mare con le monete. Non so perché appena premo A se ne va. Comunque, vediamo. 500.000. Cioè, assurdo. Veramente, veramente assurdo. Beh, in ogni caso. Questo è il danno della morte parte 1, allora no? Questo si può distruggere senza il caricamento? No, bisogna per forza caricare per distruggere questa statua. Beh, in ogni caso, allora è inutile indugiare perché costano veramente un casino. E quindi nel prossimo episodio continueremo i danni della morte parte 2.